relativo all'impianto. Ringrazio il commissario Legnini per aver accolto l'invito della Commissione e gli chiedo cortesemente di contenere il suo intervento in circa 15 minuti in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, sono io che ringrazio le Commissioni riunite per questa opportunità, per avermi quindi convocato per questa audizione, e cercherò di contenere il mio intervento anche al di sotto del limite temporale che mi ha assegnato, anche perché il compito che ho è relativamente agevole, dovendosi concentrare questa mia audizione su quella a parte del fondo complementare al PNRR che riguarda appunto le aree colpite dal sisma dell'Appennino centrale. Dico subito che, come i signori commissari, gli onorevoli deputati certamente sanno, la struttura commissariale insieme al Dipartimento Casa Italia e alla struttura tecnica di missione per il cratere del 2009, strutture con le quali cui capi ho condiviso le riflessioni che sto per assegnare a queste commissioni, hanno provveduto ad predisporre un progetto articolato per i crateri del 2009-2016, quindi per le quattro regioni del centro Italia, contenente un articolato progetto di rigenerazione e rilancio dei territori colpiti dai sisma appunto del 2009-2016. Parliamo di 138 comuni del cratere del 2016, di 56 comuni del cratere del 2009, quindi per un totale di 194, di cui 12 comuni appartenenti al doppio cratere, quindi 182 comuni complessivamente su 4 regioni, su 11 province delle quattro regioni. Il progetto predisposto con le schede che abbiamo a suo tempo rimesso al governo, di recente con più dettagliate nella prima fase di precisazione, di attuazione su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguarda sia è complessivamente finalizzato a linee di azione, di intervento, di rigenerazione territoriale, urbana, di rilancio economico-sociale, e in particolare articolato su due macro obiettivi. Il primo, che abbiamo voluto denominare città e paesi sicuri, sostenibili e connessi, ricomprendendo un complesso di misure appunto relative alla rigenerazione urbana, alla connessione digitale, all'efficienza energetica, alle infrastrutture pubbliche che sono necessarie per rendere questi comuni così duramente colpiti più attrattivi, più accoglienti, con opere complementari a quelle della ricostruzione, a quelle proprie della ricostruzione. Si verifica sia per il cratere del 2009 che per quello del 2016 che spesso agli interventi di ricostruzione materiale in senso stretto non sia possibile dar seguito con interventi di completamento del ripristino delle condizioni appunto di vivibilità e delle condizioni di sviluppo dei comuni medesimi. Quindi 1 miliardo di euro, questa è l'ipotesi che è stata sottoposta e che è già recata insieme all'altra risorsa che adesso dirò nel fondo complementare di cui al decreto legge 59 che è all'esame, come voi sapete, della commissione bilancio del Senato. E poi una misura più mirata al rilancio economico sociale, quindi alla finalità proprie del sistema delle imprese, dell'economia, della formazione, dell'innovazione. Non vi fornisco il dettaglio di queste misure perché andrei oltre con i tempi e perché comunque sono disponibili essendo già state
appunto da tempo consegnate al governo e al Parlamento. Questa seconda misura data a determinare le condizioni per una ripresa economica di quei territori ha una previsione, reca una previsione di 780 milioni di euro, quindi 1.780 milioni. Si tratta di un progetto unitario di questi territori, dell'Appennino centrale. Questa è stata l'impostazione che sin dall'inizio col Dipartimento Casa Italia e la struttura tecnica di missione per il cratere del 2009 abbiamo inteso fornire al progetto, ed è un progetto unitario che guarda anche alle misure più generali del PNRR. Si tratta di territori che appartengono pur sempre al territorio nazionale, che quindi aspirano, devono aspirare ad attingere alle misure, alle missioni generali che voi conoscete molto meglio di me, sono proprie del PNRR e che dialogano o devono dialogare, soprattutto nella fase attuativa, con quelle misure che sono state già varate dal governo e dal Parlamento. La prima ormai datata, quella che riguarda il cratere del 2009, il programma Restart, il noto 4% di riserva sulle risorse destinate alla ricostruzione, quella invece molto più recente, il contratto istituzionale di sviluppo riservato al cratere del 2016. Si tratta di interventi coerenti tra di loro. Appunto, queste missioni contenute nel progetto tengono conto dell'esistenza di questi ulteriori programmi. Abbiamo condiviso quindi la necessità di garantire una governance unitaria e multilivello, la stessa che io personalmente mi trovo a dover coordinare all'esercizio della mia funzione, con la previsione quali soggetti attuatori della struttura commissariale e della struttura tecnica di missione del 2009, con il coordinamento che è proprio, perché è stata da una legge recente che la Camera dei Deputati varò con il decreto Sisma, quella riservata al Dipartimento Casa Italia. Quindi queste tre articolazioni, queste tre strutture centrali che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuna per la funzione che ha, possono assolvere, che si candidano a assolvere appunto al ruolo di soggetti attuatori, con la condivisione, con la riserva di varo della programmazione in capo anche agli altri livelli di governo, quindi alle quattro regioni ovviamente e ai comuni che sono rappresentati attraverso i sindaci designati dall'ANCI nella cabina di coordinamento, che eventualmente potrà essere integrata sulla base delle indicazioni che il governo fornirà. Quindi ciò che appare certo, ed è questa la ragione principale questa mia comunicazione alle commissioni ai fini dell'esame della legge di conversione del decreto legge all'ordine del giorno, è che questo speciale modello di governance, che peraltro abbiamo sperimentato con risultati positivi, periodo che abbiamo alle spalle, non è immediatamente riconducibile al modello prefigurato dal decreto 77, in quanto appunto gli interventi non sono riferibili ad un ministero o a un'altra autorità centrale e non sono, se non in minima parte, frazionabili o non è consigliabile che siano frazionati. Ecco perché istanza condivisa, ripeto, con il Dipartimento Casa Italia e con la struttura di gestione del 2009, che io mi permetto di rivolgere alle commissioni riunite, e di immaginare un intervento normativo integrativo delle norme già recate nel testo del decreto
al vostro esame. Per conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi con questo progetto a cui mi sono riferito, con questa pluralità di interventi a cui facevo riferimento, non è necessario dal nostro punto di vista modificare le norme che sono già contenute nel decreto, ma appunto integrarle con la previsione della specialità di questa governance multilivello che ho brevemente descritto. Come farlo, attraverso quali disposizioni? Naturalmente questo spetta a voi, spetta al Parlamento di definire. Io mi permetto soltanto di ipotizzare che sarebbero possibili due vie alternative, una più dettagliata, più articolata, finalizzata appunto ad attribuire a ciascuna di queste entità a cui mi sono riferito funzioni specifiche nella governance queste misure, oppure l'altra, che forse è consigliabile, base alla quale si potrebbe attribuire in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il potere di emanare uno specifico DPCM. Si tratta pur sempre, come dicevo, di tre articolazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplini i profili di coordinamento e di attuazione di queste misure, che richiedono una puntuale ricognizione. Sostanzialmente si tratterebbe appunto di una norma finalizzata a definire la specialità di questa governance e a rinviarne l'articolazione di dettaglio ad un provvedimento che può essere assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I punti fondamentali potrebbero essere quelli dell'applicabilità della disciplina normativa complessiva speciale e anche di quella procedimentale recata nel decreto legge 189 del 2016 e successive modifiche, le numerose modifiche, alcune molto rilevanti, importanti, quelle che sono state varate dal Parlamento nell'ultimo anno e mezzo. Il secondo punto è di consentire, attraverso l'applicazione di questo complesso di norme speciali, l'applicazione delle norme di semplificazione che sono appunto state introdotte dal Governo e dal Parlamento via via nel corso del tempo, e anche l'utilizzabilità del potere di ordinanza, anche di quel potere di ordinanza in deroga che è stato introdotto con il decreto di semplificazione dello scorso anno e che voi ben conoscete. Per i territori appartenenti a categoria del 2009 rappresenta volontà della struttura tecnica di missione e del Dipartimento del Casa Italia, sono autorizzato a riferire alla Commissione, quello di poter attivare, di potersi avvalere del potere di ordinanza in capo al commissario straordinario per il Centro Italia solo se necessario per poter garantire l'attuabilità di quegli interventi. Quindi concludo: un programma unitario articolato in più misure con finalizzazioni che potranno essere definite dalle strutture centrali con la partecipazione e l'intesa delle regioni e dei rappresentanti dei comuni, applicazione della disciplina procedimentale e del modello di governance proprio contenuto nel decreto 189 e poi articolazione nei territori, gli interventi allocabili, diciamo, singolarmente in modo specifico sui territori, tenendo conto appunto anche della configurazione dei due crateri, in modo tale da poter animare un intervento complessivo di rinascita, ripresa dei territori del Centro Italia, ciò che in sede parlamentare e
nei territori, si dice che si prova a praticare da molto tempo, e cioè che occorre accompagnare al percorso che si trova in una fase avanzata per il cratere del 2009 che ha avviato positivamente nel cratere del 2016, accompagnare la ricostruzione con quelle misure di sviluppo e di rinascita economico e sociale che sono assolutamente necessarie di fronte alle gravissime difficoltà di questi territori che, voglio ricordarlo, sono state colpite da due terremoti e dalla pandemia che si sommano a un processo di spopolamento, di impoverimento, di depauperamento del sistema economico, infrastrutturale, che è necessario rinnovare anche nella direzione e soprattutto nella direzione della connessione digitale e della connessione infrastrutturale di cui vi è assoluta necessità per far sì che questi territori tornino ad essere vivibili, possano essere ripopolati e in essi si possano ricreare quelle opportunità di vita e di lavoro che nei decenni passati e poi con gli effetti dei due terremoti sono andati via via scemando. Questo è il senso della proposta e delle riflessioni che sottopongo alla vostra, al vostro esame. Grazie. Perfetto, la ringrazio. Chiedo se ci sono interventi da parte dei colleghi. Baldelli, prego. Sì, io volevo chiedere al commissario se a suo avviso, diciamo, visto che si partiva inizialmente da una somma quasi doppia e la somma si è dimezzata, qual è l'obiettivo realistico che ci si può immaginare? Perché il rischio è che ci sia una parcellizzazione di interventi e che manchi una visione d'insieme. Io non so se da questo punto di vista il commissario può effettivamente garantire una visione d'insieme e se secondo lui le risorse sono sufficienti per gli obiettivi ambiziosi che poc'anzi il commissario stesso ci diceva, cioè il rilancio vero di queste aree che sono state depresse sia dal terremoto sia successivamente dalla pandemia. Per cui per ricreare le condizioni di sviluppo in queste aree specifiche rispetto alle quali lo stesso Parlamento e segnatamente la Camera dei Deputati ha mantenuto nel corso di questi anni una soglia di attenzione importante destinando i propri risparmi addirittura a tutte le zone colpite dal terremoto come contributo concreto e con un forte valore simbolico alla ricostruzione, però ecco, io vorrei capire, secondo il parere diciamo più onesto e spassionato del commissario, se secondo lui ha risorse date, ci sono effettivamente le condizioni per poterlo fare questo rilancio. La collega Pezzopane. Sì, grazie Presidente. Saluto tutti i colleghi e naturalmente il commissario Giovanni Legnini. Lo ringrazio per l'ampia illustrazione di una proposta che condivido molto nell'impostazione e credo che questo sia il luogo giusto e idoneo per confrontarci. La somma di 1.780.000.000 è una somma significativa nella considerazione che va ad aggiungersi alle somme già destinate alla ricostruzione materiale. Quindi per la prima volta affrontiamo il tema della rigenerazione di questi territori con la possibilità di programmare le risorse. E naturalmente il tema della governance è un tema serissimo, stiamo trattando di due aree colpite da terremoto che si sovrappongono nel lembo abruzzese
e che sono prevalentemente zone di piccoli comuni, microcomuni, già essi stessi, come veniva detto, sottoposti a spopolamento e alle condizioni e le contraddizioni delle zone interne e montane del nostro paese. E contraddizione a cui poi si è aggiunto il terremoto, che appunto nelle zone abruzzese è diventato doppio. E quindi ci vuole una governance decisa. Mi sembra che la proposta fatta oggi dal commissario Lignini colga con molta puntualità le esigenze. Ci possiamo lavorare, diciamo, insieme, e naturalmente credo che questo sia il luogo importante per farlo. Credo sia molto utile, un'occasione unica, quella di poter agire al centro Appennino con una risorsa idonea, che naturalmente, se fosse stata maggiore, come proponeva la Commissione, che aveva chiesto 1 miliardo in più, sarebbe stato di gran lunga meglio, però comunque rimane una cifra considerevole che comunque si somma a tutte le altre risorse che comuni, regione, enti territoriali possono, imprese, possono utilizzare negli altri capitoli e nelle altre missioni del PNRR, molte delle quali riguardano comunque la rigenerazione urbana, la riqualificazione del territorio, le questioni ambientali, le questioni sociali, i servizi, la sanità del Collega territorio. Quindi Pezzopane, si avvia a diciamo conclusione, per cortesia. sì. Io volevo fare una domanda al commissario Legnini, se oltre, diciamo, la questione PNRR, visto che stiamo in un decreto che affronta anche le procedure, se ci sono norme, in particolare sull'edilizia pubblica, che potrebbero essere utili a semplificare, ad accelerare le procedure in corso per la ricostruzione materiale. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri colleghi? No? Prego, commissario. Sì, grazie. L'onorevole Baldelli, innanzitutto ringrazio lui che se ne è fatto promotore, ma tutto il Parlamento per quel riferimento alla destinazione delle risorse derivanti dai risparmi delle spese di gestione della Camera dei Deputati alle aree del sisma. Sono misure molto importanti che abbiamo messo a frutto. Una parte deve essere ancora spesa perché non ancora si attiva la procedura che spetta al governo di attivare, ma sono fiducioso che ciò accada al più presto. La somma è sufficiente per conseguire quegli obiettivi ambiziosi? Credo di sì, se questi territori avranno la capacità di intercettare anche le risorse contenute nelle missioni più generali del PNRR, e cioè se questa risorsa sarà considerata effettivamente aggiuntiva. Non devo dire a voi, onorevoli deputati, il dibattito antichissimo sul carattere aggiuntivo della spesa, diciamo per esempio nel Mezzogiorno, rispetto a quella ordinaria. Se questi territori avranno la capacità, l'opportunità e saranno destinatari delle attenzioni necessarie sulle altre numerose missioni recate nel PNRR, sulla digitalizzazione, sull'innovazione, sull'economia circolare, sulla transizione ecologica, sull'efficienza energetica, beh, allora queste somme aggiuntive io ritengo che saranno nel corso dei prossimi anni, saranno necessarie per sostenere un ambizioso progetto di rilancio, ove invece fossero le sole disponibili, allora ci sarebbe un problema di adeguatezza delle risorse stesse, ma io sono convinto che il governo e il Parlamento sapranno individuare le soluzioni migliori per fare in modo appunto che si conservi questo carattere di aggiuntività. Certo, noi siamo di fronte, a proposito dell'adeguatezza delle risorse, ad un problema che è di enorme rilievo e che anch'esso
anch'esso sostiene la necessità di una governance speciale, diciamo così, per queste misure, e cioè la capacità attuativa delle istituzioni locali e non solo delle istituzioni locali, anche del sistema delle imprese. Sarà, è un tema più generale di cui voi vi state occupando, non spetta a me intervenire su questo punto, ma per questi territori io registro quotidianamente la grande difficoltà di comuni che sono per lo più piccoli, come diceva l'onorevole Pezzopane, ma che ne sono anche alcuni che non sono piccolissimi, ci sono capoluoghi, 5 capoluoghi di provincia, cittadine di media dimensione che hanno una certa importanza, ma la concentrazione degli interventi di ricostruzione pubblica, del peso della ricostruzione privata finalmente decollata, delle misure e degli interventi relativi al 110%, ai superbonus, e poi delle misure del PNRR, del fondo complementare e delle altre che provengono dai rivoli finanziari che voi ben conoscete, anche di livello regionale, rendono la pressione attuativa molto elevata. Quindi, molto più che dall'entità delle risorse, io personalmente sono preoccupato della capacità attuativa dei territori, delle articolazioni istituzionali e territoriali e economiche di questi territori. E su questo dovremmo lavorare molto, avvalendoci di sicuro delle importanti misure contenute nel decreto al vostro esame, che sono molto importanti, ma anche avvalendoci di alcune disposizioni, come quelle delle ordinanze speciali, che contengono la possibilità di supportare, o meglio, di rafforzare le strutture di supporto delle istituzioni locali per attuare gli interventi. L'onorevole Pozzopane poneva un quesito relativo all'eventuale ulteriore semplificazione sulla ricostruzione pubblica. Lei sa molto meglio di me che la situazione è differenziata tra i due crateri, non spetta a me dare valutazioni sul cratere del 2009, dove si registra una difficoltà derivante dal fatto che non vige lo stato di emergenza, i poteri derogatori sono molto limitati o pressoché inesistenti, quindi vi è una differenza, diciamo, tra i due crateri. Per quel che riguarda il cratere del 2016, io l'ho detto anche in altre occasioni, il novero delle disposizioni di semplificazione che il Parlamento ha varato nell'ultimo anno e mezzo a me sembrano adeguate. Adesso sono quelle norme, sono in via di attuazione e vedremo gli effetti. Per la ricostruzione pubblica gli effetti non sono immediati, per la ricostruzione privata lo sono stati e lo sono in modo più immediato, più percepito, diciamo così. Per la ricostruzione pubblica dobbiamo ancora vedere gli effetti, ciò che i dati di cui io dispongo e le procedure che sono in avanzamento mi fanno esprimere un giudizio di cauta fiducia sulla efficacia di quelle disposizioni. Ulteriori norme sono di sicuro possibili, auspicabili, ma insomma ciò che mi preoccupa di più, lo dico anche relativamente alla sua domanda, è il rafforzamento della capacità attuativa, cioè questo è il punto, perché sugli appalti pubblici e sui procedimenti autorizzatori, mi riferisco al cratere del 2016, noi oggi siamo nelle condizioni di poter scegliere tra le procedure più semplici possibili, sempre nel rispetto di quei principi inderogabili di trasparenza, di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, che
che sono annoverabili tra i principi di appartenenza all'Unione Europea, che non sono per definizione derogabili ed è giusto che non siano derogabili. Quindi abbiamo una questione specifica, ma io non so se è questa la sede più appropriata, la valuterete voi, ovviamente la valuteranno i presidenti, gli onorevoli deputati, se riterranno di proporre un emendamento di semplificazione che riguarda soprattutto la rimozione delle macerie in per i prossimi mesi e per i prossimi anni, perché noi, e questa è una buona notizia, abbiamo quasi completato la rimozione e lo smaltimento delle macerie pubbliche, quelle appunto appartenenti alla proprietà pubblica o Commissario, le devo esistenti. chiedere di concludere perché abbiamo Finito, finito. finito, finito, ho insistendo sugli spazi pubblici. Tutti gli edifici danneggiati, gli 80.000 edifici danneggiati, avrebbero necessità, quelli destinati alla demolizione e ricostruzione, di seguire un programma di demolizione. Ma insomma, di questo ci potremmo occupare anche in altra sede, non è una misura urgentissima, e quindi con questa ulteriore proposta concludo e ringrazio ancora le commissioni per questa audizione e vi auguro buon lavoro. Grazie e buon lavoro a lei. La salutiamo.